Ciao gente, direttamente dal cuore, il dottor Maurizio Lodi, la vostra linfa vitale della tua vita. La gallina razzola il terreno. Guglielmo Marconi è inventore della radio e noi di Letteralmente Radio Yoga Network. Siamo il nettare dell'etere in streaming, audio podcast 365 giorni su 365 day. Canalizzatevi. Voi dovete sapere che ogni mia trasmissione non dice mai buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, ma inizia a parlare di nulla e di niente come al solito, come quando io dico che sono dottore, in realtà non sono dottore per nulla, però mi piace che i nostri talk radio è così, lo so, siamo in trasloco, signori, lo so, certo che lo so, e so che oggi è compleanno, sì. Lo so, Jacqueline, è il tuo compleanno, lo so, ed è così, lei oggi ha sfornato il pane, ma pensate un po', ha fatto il pane, poi ora sta facendo la Macedonia, perché oggi non andiamo al ristorante, ma oggi rimaniamo qua che siamo al giardino oggi, siamo in giardino, oh, stanno volando, oh che bello, Ecco, sta passando anche uno in bici, oh che meraviglia, messaggi, continuazioni, alcuni mandano anche dei messaggi in inglese, in americano, stanno facendo tutti gli auguri alla Jacqueline, ecco adesso Jacqueline, guarda un po' il messaggio che è arrivato qui, tutto in ostrogoto, cos'è? Ecco qua, my name is Patatos, ecco ti saluta Patatos, che in italiano poi vuol dire patata, patatina. Sono intelligente. Ma lo so, mica dottore per nulla. Allora, questa signori è letteralmente Radio Yoga Network, dallo Studio Zero, Rete Ferrara, Maurizio DJ dà il benvenuto. Ecco, cerchiamo di ritornare in sede perché veramente oggi è così, è solo venerdì. È solo venerdì, ecco, lo so che stanno lavorando, lo so, stanno facendo... al computer? Ah, ma tutti stanno lavorando, tranne la Jacqueline che sta solo lavorando a livello di cucina. Allora, signori, benvenuti in questo talk radio. Lo so che ho finito, devo ancora iniziare la trasmissione. Allora, io però vorrei sentire la Maria Grazia perché mi ha fatto una miriade di complimenti, eccetera. Lo so perché stanno facendo i traslochi ed è fatica. Allora, comunque, sentiamo la Maria Grazia. Ecco, la nostra amica, vediamo un po' se c'è. Ecco, magari spero che non faccia ginnastica da quest'ora. Ecco, non solo di pomeriggio, di sera. Eccola qua, l'abbiamo trovata. Eccola, la nostra Maria Grazia in diretta. Oh, che bello. Ecco, io gli farei dire anche che ore sono, la nostra Maria Grazia. Ecco, vediamo se risponde. Ecco, il bello della diretta. Allora, signori, bim bam boom, tra un po' vado a suonare i tamburi, pronto! Maurizio, scusami, ma c'ho mio figlio che ho un appuntamento alle 10:30. Ah, alle 10:30, che ore sono, scusa? Manca poco, però vado via con lui. Ah, ma sì, ma visto che, siamo in diretta radiofonica in tutto il mondo, abbiamo sfornato, che cosa? Il pane fresco. Pane. Sì. Ecco, ma che meraviglia, sento un profumo, è un peccato trasmettere, perché tu hai fretta, io invece vado a degustare il pane con la Macedonia. Che bello. Sì. Che bello. Ma ti ricordi? Ascolta. Ti ricordi una volta cosa facevano i nostri? Sì. Maurizio, non mi dire che sono maleducata, ma devo correre perché mio figlio deve lavorare.
Certo. Ben venga, pensa solo che invece a Bologna, perché noi sappiamo quasi tutto, io mi intendo anche di qualità del territorio, a Bologna non trovano nemmeno ingegneri e gente, architetti, gente che ha voglia di lavorare nell'edilizia privata, eh? E questo è terribile, eh? Pertanto il mondo del lavoro si sta un po', cosa posso dire? Dall'alto al basso con questo smart working che non dà la possibilità di lavorare a tutti, perché io voglio vedere un muratore cosa lavora con lo smart working, la casa si costruisce da sola, Maria Grazia. Certo, Hai ragione, Maurizio, devo lasciarti. un bacio, grazie. Ciao e scusami tanto, Figurati, è solo venerdì. Ciao. Ciao, ciao, Ok, ciao. ciao, ciao. Signori, ringraziamo la nostra grande, unica, universale Maria Grazia Ciarlo, sempre con noi, ovviamente. Ecco, metti giù tu, mettiamo giù noi, Maria Grazia, ecco, messo giù. Bene. E sì, è così, così, signori, è così, lo so, è venerdì, lo so, e Maurizio DJ, ovviamente, va di là che inizia a mangiare, degustare questo pane caldo, perché è il compleanno, ovviamente, della Jacqueline. Oggi e allora si mangia, poi c'è la Macedonia e poi si lavora. Si lavora tanto perché iniziamo a fare il trasloco. Bene, bene, bene. Allora, signori, abbiamo ancora qualche minuto buono? Bene, bene. Allora, io comincerei a sentire anche, vediamo un po', chiamiamo, beh, sì, ma sì, diamo il buongiorno anche a lei, ma sì, va. La diamo, va, visto che abbiamo ancora qualche minuto per stare in compagnia. Ecco, c'era quella battuta che non posso dire perché siamo di prima mattina, ovviamente, visto che noi la parola volgarità non esiste nella nostra. Ecco, non mi risponde la Morena, beh, sarà in viaggio, ovviamente, magari sarà, non so, dalla fornaia, forse. Non risponde nessuno, oggi va così. Proviamo. Proviamo a vedere. Vodafone, Eccoci, servizio. molto bene, molto bene, molto bene. Non risponde nessuno. Allora, facciamo così, Mettiamo su un brano musicale mentre io trovo, non so, magari un cowboy, che vuole parlare con noi, se no leggo i vostri messaggi, i tanti messaggi che arrivano. Ecco. Intanto, però, prima io vi voglio far sentire una registrazione di quello che eravamo una volta, Quanto noi trasmettevamo le prime volte qui ai microfoni, non di Letteralmente Radio Network, ma di un'altra nostra emittente, perché abbiamo cambiato molte denominazioni, molte radio nostre e non solo, e di media partnership. Pronti? E allora si parte con la registrazione. A più tardi. Bene, siamo qui, fuori Sink, ci troviamo in piazza Maggiore. Stiamo vedendo prima di entrare in questo momento. Allora, innanzitutto io sono Maurizio. Sto guardando i bimbi, quel bambino, mi sembra di conoscerlo. Sì, che lo conosco, ma è Federico. Fede? Fede? Federico? Ciao! Chi? Non ti ricordi? Chi sono? Chi è quel? Dov'è Federico? È lì? Ciao Federico! Come? Comanda le uova, cosa vuol dire? È un libro della fattoria? Cos'è? Ha dei suoni quel libro? Ah, sta dicendo che sono dei libri importanti, ma è un regalo della mamma?
Come? Ecco, vieni su, no, ma sei più giù. Ecco. È un regalo di me. Ah, tuo compleanno? È un regalo di te? Il tuo compleanno? Ah, adesso andiamo in un posto che i bimbi non possono entrare. Ecco, vedi? Mamma mia, che traffico. Che, come? Non ho capito, c'è troppo rumore. Perché andiamo a vedere una persona che dall'assù che ci guarda. Una parla di... Non ho capito, mi puoi ripetere? Ah, sì, brava, vedi? Hai indovinato. Sì, ma la mamma dov'è? Andata a lavorare. Ah, andata a lavorare. Sì, ma io non vedo Federico, dov'è andato? È andato dal cagnolino? Vediamo se arriva Fede, chissà. Sai lì? Boh, io non lo vedo. C'è una folla qui. Ah! Ciao Fede! Saluta! Bravo! Ciao, ciao! Chissà se si... Ecco, beh. Ti saluto, ti andiamo. Ciao ragazzi! Un'emozione magica, letteralmente Radio Yoga Network, con più studi in Europa. Diffondi la sua voce, il suo messaggio e ti sentirai meglio. E noi dobbiamo correre perché siamo in chiusura. Vi ricordo, per contatti scrivete a maurizioproduzione@gmail.com. Se volete sapere di più, anche su www.letteralmente.info. Carina, questa registrazione, come lavoravamo anni, anni, tanti anni fa, o meglio decenni. Sì, la vera radio locale che un domani, forse presto, ritornerà. Non dico altro, vi abbiamo già dato un assaggio con questa notturna Tau, tante sorprese, a breve. Per ora è tutto, Maurizio DJ vi ringrazia, ancora auguri di compleanno alla Jacqueline e a tutti voi, grazie grazie per l'ascolto. Alla prossima! Un desiderio, un'idea, un consiglio? Bene, scrivete a radioyoganetwork@gmail.com e non sarà più un miraggio. Voglia di Talk Radio? Ascolta anche tu, letteralmente, Radio Yoga Network. Insieme è meglio.